Sul divano di Rock Hall sono venuti a trovarci Antonio Maggio e Jessica Notaro. Ciao ragazzi, grazie di essere qua con noi. Reduci dall'esibizione sul palco del Festival di Sanremo, dove avete emozionato, ma vi siete anche emozionati, credo, no? Me lo dicevano, me lo raccontavano qualcuno qui specialmente, che il palco dell'Ariston è particolare, non è proprio uguale agli altri. Effettivamente è così. E devo dire che insomma la componente emozionale era maggiore del solito, proprio perché sono andata lì con un caro amico e quindi l'emozione era doppia. Tu, Jessica, canti da sempre, vero? Sì, canto dall'età di 8 anni, pochi lo sanno, ma è vero, canto da quando avevo 8 anni e tutti mi spacciano per una ballerina e invece canto, vedi un po'. Canti anche bene, quali sono state le reazioni? I messaggi che sono arrivati, come tutti, sì, piacevolmente stupiti, mi dicono, e di questo sono molto contenta. Quindi, dai, l'importante era che arrivasse. Ecco, chiediamolo un po'. È stata veramente brava. Non c'era differenza tra lei e gli altri cantanti in gara o come ospite, perché è stata strepitosa. Io raramente ho avuto una compagna di palco brava. Addirittura. E lo sai che ormai siamo amici da tanti anni, non dico le cose per piaceria. È stata veramente brava. Ma d'altronde, un palcoscenico non può far paura a una donna con un coraggio e con una forza come Jessica. E poi la canzone era una canzone importante, insomma, scritta col cuore. La canzone e con la faccia, anche perché la faccia e il cuore, non a caso, cioè, abbiamo provato quantomeno a metterceli entrambi. È una canzone che, come ho avuto modo anche di raccontare sul palco, si basa su un valore importante, che è quello dell'amicizia, quella mia di Jessica. Pensa, noi ci siamo conosciuti sul set di un videoclip di una mia vecchia canzone, Anche il tempo può aspettare, era il mio singolo estivo dell'anno in cui ho vinto Sanremo, appunto, e lei fu la protagonista femminile per caso, perché all'ultimo momento fu chiamata per sostituire un'altra sua collega. Ovviamente parliamo di qualche anno fa, prima che le accadesse quello che purtroppo tutti sappiamo. Da lì l'amicizia che abbiamo coltivato, e pochi mesi fa abbiamo avuto proprio questa esigenza di provare a raccontare la sua storia con una canzone. Jessica, però non era facile riuscire a fare una canzone che ti rappresentasse così bene. No, e infatti lui ci è riuscito alla grande. Penso che meglio di lui nessuno avrebbe potuto riuscire a trovare le parole giuste. Pensa, in questi anni mi sono state proposte un po' di canzoni. Ci sono state svariate volte questi tentativi, no, di darmi un brano per... Io sono una persona che non si accontenta mai, e quando lui mi ha detto ma se facessimo, l'abbiamo pensato un pomeriggio, no? Ho pensato, cavolo, forse lui potrebbe essere realmente la persona giusta. Perché? Perché lui mi è vicino da prima, cioè non è una cosa talmente vera, talmente reale, che... E infatti è arrivato il messaggio forte e chiaro. Gusti di Antonio, riconosciamo i tuoi gusti musicali invece, in che direzione vanno? Io spazio proprio in America Latina, un po' nei vari paesi, non sono sincera. Mi piace la musica italiana, però onoro le mie origini, mia madre è argentina, di Buenos Aires, quindi sono un'appassionata delle musiche latine, sì. La vostra collaborazione continuerà anche dopo il festival? Ma guarda, sicuramente nei prossimi mesi staremo tanto a contatto, perché questa è stata la prima volta in cui abbiamo presentato la canzone qui a Sanremo, e da qui in avanti la porteremo in giro per un po', per tutta la promozione che scoprirà adesso anche Jessica, la promozione discografica. E poi, insomma, chi lo sa, perché se penso a pochi mesi fa in cui non... pensavo a tutt'altro, e invece poi è successa questa cosa meravigliosa della faccia e il cuore. Chi lo sa, magari in avanti, mai dire mai. Volevo farvi ancora i complimenti per quello che ci avete regalato sul palco del Teatro Ariston. In bocca al lupo per tutto quanto. Viva il lupo, grazie.